Gentili telespettatori, buona giornata. Bruno Vespa porta la prova del sabotaggio europeo contro l'Italia. Sapete che siamo vicini alle elezioni europee, siamo già in campagna elettorale per le elezioni europee che formeranno il nuovo Parlamento europeo, centrodestra, centrosinistra, e uno dei punti forti della sinistra, uno dei punti cruciali, è quello di tentare di screditare il governo italiano, perché la Meloni è quella più indicata per rappresentare l'Europa in questi anni e alcuni governi non vogliono che sia la Meloni la rappresentante dell'Europa, un po' come prima era la Merkel, oggi potrebbe essere la Meloni. E allora Bruno Vespa dice: c'è in atto un sabotaggio, mettono i bastoni tra le ruote all'esecuzione dell'accordo tra Unione Europea e Tunisia. Quindi il complotto non è che c'è qualcuno che va in Africa a dare i soldi e a convincere la gente a venire in Italia, è diverso, perché quello sarebbe impossibile, no? Vai a convincere centinaia di migliaia di persone portando dei soldi, una cosa che non è reale. Ma il gomblotto è un altro, e sembra anche abbastanza verosimile quello che racconta Bruno Vespa. Sapete che c'è stato l'accordo Unione Europea-Tunisia, però quell'accordo è stato voluto dalla Meloni, è come se fosse l'accordo Italia-Tunisia, però con i soldi dell'Unione Europea. Vi ricordate la von der Leyen, la Meloni, il premier Rutte, quello olandese, sono andati in Tunisia, hanno preso accordi col presidente dicendogli: ti diamo sti soldi, che per loro sono molto, no? 200, quasi 250 milioni di euro, li valgono per 10 volte. Ti diamo sti soldi, aiuta la tua economia, aiuta il tuo debito pubblico, facciamo accordi con le aziende europee, che sviluppiamo anche il commercio e l'industria con la Tunisia, però tu, senti, fermaci ste partenze, per favore ferma le partenze. L'obiettivo finale era quello, non è che eravamo andati lì come benefattori, siamo qua per aiutarvi, no, siamo qua per aiutarvi in cambio del blocco delle partenze. Quindi non si parla di redistribuire i migranti in Europa, ma si parla di non farli arrivare. Bruno Vespa dice: beh, c'è un retroscena pubblicato su QN, mette in fila i fatti e unisce i puntini, no? Così la premier era andata il 16 luglio in Tunisia e anche in Libia. Memorandum che porta le firme di Ursula von der Leyen, il premier olandese, il presidente tunisino Saied e il premier italiano Meloni. L'accordo prevede un'erogazione immediata di 105 milioni mirati al blocco dei flussi verso l'Europa e altri 150 milioni per investimenti da pagare entro l'anno. Ma a due mesi dalla firma, quei 105 milioni immediati non sono mai arrivati. E non sono mai... No, abbiamo fatto il bonifico, ma non è arrivato perché hanno sbagliato a darci il codice IBAN. No, non sono mai arrivati. Perché? Si chiede perché? Io le piacevo. Perché si chiede il conduttore di Porta a Porta? Dice: beh, un po' perché la burocrazia europea è più lenta di quella italiana. E già qua dire che la burocrazia di qualcuno è più lenta di quella italiana è qualcosa di spaventoso. Quindi la burocrazia è più lenta di quella italiana, ma soprattutto perché l'ala sinistra della Commissione sta facendo di tutto per boicottare l'accordo, scrive Vespa. Meloni chiama Saied 10 giorni fa, lo prega di pazientare, alla fine lo convince e come per incanto una settimana non arriva più nessuno. Non vorrei dubitare di lei, Bruno Vespa, perché ho grande stima di lei, Vespa. A me piace anche come giornalista, forse il miglior giornalista che c'è in Italia, in questo momento. Però la mia domanda è una domanda critica, ma
la sinistra della Commissione europea sta facendo di tutto per boicottare l'accordo. Cosa vuol dire? È vero che c'è la sinistra in Europa che boicotta l'accordo? Cosa vuol dire boicotta l'accordo? Se c'è un accordo firmato come Unione Europea e ci sono dei soldi da spedire, cosa vuol dire boicottare se c'è un accordo scritto e dei soldi che devono essere spediti? Tu puoi boicottare quando c'è una votazione, giusto? Io voto no, io voto sì. Puoi boicottare. Ma quando c'è un accordo scritto e devi mandare dei soldi, quindi c'è degli uffici amministrativi in Europa che dovranno spedire sti soldi, dovranno chiamare l'altra parte e capire come mandare 105 milioni di euro. Come li mandi? Saranno per via telematica, ovviamente. Quindi che la sinistra boicotta l'invio dei soldi, scusi Vespa, cosa vuol dire? Chi glielo ha detto a lei, Vespa, che la sinistra boicotta? Magari è vero, ma vorrei capire come, perché e quando. Perché detto così, lascia il tempo che trova. Punto 2. Siamo sicuri che per una settimana non è arrivato nessuno? Vespa, c'erano 7.000 clandestini a Lampedusa. C'è il re e una settimana e 20 giorni che si fa record su record di arrivo, 52 barchini, 57, 58, 64, 121 tombola. Quindi la Meloni ha telefonato a Saied e gli ha detto di pazientare e per incanto per una settimana non è arrivato più nessuno. Scusi Vespa, questa affermazione che non è arrivato più nessuno dopo la telefonata di Meloni, dove l'ha visto? Magari è vero, ho dei dubbi che sia vero che per una settimana non sia arrivato nessuno, perché è mesi che si fanno record su record ogni giorno, ogni settimana, però il ministro degli esteri europeo Borrell, sinistra socialista spagnola, cerca la sponda del commissario europeo ungherese che ha la delega al vicinato e gli dice che l'accordo del 16 luglio non andava firmato, però è stato firmato. Quindi tu puoi boicottare quello che vuoi, ma se è stato firmato non puoi più boicottarlo. Quindi il complotto lo posso capire fino alla firma, ma dopo la firma il contratto c'è, i soldi devono essere mandati. Quindi non puoi rallentare i soldi boicottando l'invio dei soldi. Non mi torna, insomma, non mi torna. Probabilmente l'Europa, sono convinto, che sta remando contro. Ma se devono mandare sti 105 milioni, non capisco dov'è il boicotto. Va bene. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.